Ciao a tutti, sono Hans. In questo video volevo farvi vedere il funzionamento della mia macchina del caffè Camira, una macchina per il caffè espresso artigianale. Allora, non sono un esperto di caffè, sono semplicemente un appassionato. Adesso vi farò vedere come funziona appunto, come viene il caffè e le accortezze che ho sviluppato nell'utilizzo che ho negli anni, diciamo, perché comunque una macchina comprata nel 2011 sono accortezze che uno sviluppa con tanti caffè, quindi i primi non è che avevano solo ve lo dico anche io, cioè tanti hanno avuto problemi che veniva slavato con tanta schiuma, coltelli bruciati eccetera. Bisogna fare un po' di prove, adesso vi faccio vedere come lo faccio io, però ognuno ha i propri gusti, quindi potete prendere spunto da quello che vi farò vedere adesso, ma ovviamente ognuno lo fa a proprio gusto, più forte, meno forte, più pressato, meno pressato, eccetera. Allora, cominciamo subito per preparare la macchina. Allora, per prima cosa ovviamente andiamo a mettere l'acqua. Allora, il manuale dice che bisogna metterne metà serbatoio. Io ne metto un pochettino di più, perché sennò rimane troppo concentrato, troppo forte. Se esaurisce l'acqua il caffè sarà leggermente dibruciato. Poi ovviamente, come ho detto un momento fa, ognuno la fa come gli piace di più. Ecco fatto. A questo punto il manuale consiglia di mettere prima il mandarino portacaffè dentro la sua sede e poi abbassare la leva con l'acqua nel serbatoio. Io faccio il contrario perché, semplice motivo, delle volte abbassando il rubinetto, l'acqua scendendo giù spinge giù l'aria che c'è dentro il condotto. Se noi montiamo il portacaffè dentro il suo alloggiamento, cosa succederà? Si farà proprio una piccola pressione all'interno della caldaia che farà stentare la discesa dell'acqua appunto nella caldaia. Altra accortezza, se uno fa scendere velocemente, quindi aprendo tutta la serranda, tenderà appunto a fare delle bolle attorno dentro l'aria e a creare un po' di impicci. Un'accortezza è appunto aprirla poco per volta fin quando non comincia a scendere l'acqua nella caldaia. Passo fuoco. Ecco, quando comincia a scendere, la lascio scendere così, senza aprire ulteriormente. Aspetto che sia scesa completamente. Ok, quando è quasi completamente scesa, che sul fondo si vede l'asciutto, diciamo, si può aprire tutto. Prendere qualche secondo che vada giù completamente anche le ultime gocce per avere proprio la misura precisa. A questo punto possiamo chiudere la serranda, chiudere il coperchio di protezione e ora prepariamo la miscela di caffè. Adesso io ho un piccolo, tra virgolette, attrezzino che mi sono fatto per non buttare il caffè fuori e sporcare il gas, perché sono un po' maldestro. Semplicemente è, come vedete, la scocca di una cialdina portacaffè di una macchinetta del caffè elettrica. Facciamo così, mettiamo il nostro braccetto e così non mi scappa e sta anche fermo. Andiamo a mettere il nostro caffè. La miscela che sto utilizzando non è propriamente la miscela che consiglia il libretto di uso, cioè loro consigliano di mettere una granulometria del caffè pari a quella che si usa per la moka. Io, per preferenza mia, come ho detto prima, uso una miscela un pochettino più fine, in modo che rimanga il caffè leggermente più forte. Adesso non so se nel video riuscirete a notare
che la miscela è un po' più fine, ma comunque, come vedete, la sto pressando abbastanza decisamente, non solo leggermente. Questo appunto va a gusti, più la pressate, più la compattate, più il caffè sarà forte. Occhio a non pestarla troppo, perché se la pestate troppo avrete il risultato che il caffè o non uscirà e partirà la vecchia valvola di sicurezza, un po' di vapore, non succede nulla, oppure il caffè verrà estremamente forte. Ok? Piccolo consiglio, fate sempre un pochettino di cupola di caffè sopra per non lasciare dello spazio. Ok? Ecco fatto. Ora devo inserire il braccetto portapietro, porta caffè. Ora dobbiamo mettere ad accendere il fornello. Scusate se non uso l'accensione elettronica, ma problemi tecnici. Ora il fuoco, tenete la fiamma sostenuta, non così alta, è un po' troppo alta in questo caso. Allora abbassiamo un pochettino così. Ora un consiglio: se la macchina è molto fredda, lasciate aperta la valvola di come si dice, di carico acqua, in modo che la pressione che si forma spiatterà e non farà uscire il caffè. Perché? Perché questo fa scaldare di più la parte di ferro, compresi i tubi, e il caffè rimarrà più caldo. Mi raccomando, la leva deve essere perfettamente rientrata. Se rimane leggermente fuori, il fuoco la fonderà. Mi raccomando, quindi tenerla bene indietro. Ora la andiamo a mettere sul fuoco con la nostra tazzina. E aspettiamo che si scaldi abbastanza. Nel frattempo chiudiamo la valvola e stendiamo la fuoriuscita. Ecco qua, appena escono le prime gocce, io metto il fuoco al minimo per farlo andare più piano. Ora, se fa troppe bolle di vapore, come fa in questo caso qua, piuttosto si scarica un pochettino la pressione con la leva, in questo modo. In questa maniera continuerà a fare più parte liquida, meno schiuma. Questa operazione va ripetuta ogni volta che la schiuma rimane troppo, come dire, con le bolle troppo grosse. Come vedete, si alterna dal gocciolare caffè a fare fuoriuscire della crema. Come vedete, l'erogazione è molto lenta in questa maniera, perché la miscela è molto pressata, la pressione sarà più elevata, il gusto del caffè sarà molto più intenso ma più aromatico. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti.
Come vedete la crema è molto densa. Ecco, come se sentite, sta soffiando. Questo è il momento di aprire la leva. Piano, se non ci bruciamo, perché ovviamente evapora. Il nostro caffè è fatto. Ora, fuoco un po' più alto, facciamo questo movimento qui, così si asciugheranno i residui di acqua nella caldaia. Una volta finito spegniamo, ovviamente, e il nostro caffè è pronto. Ve lo faccio vedere bene dall'alto. Ok, mettiamo lo zucchero. Lo so che i puristi qua storceranno un pochettino il naso, ma a me il caffè, mi dispiace, ma mi piace con lo zucchero. Guardate come sorregge il caffè, lo zucchero. Perfetto, ci vediamo ancora una volta. Per chi dice che la crema della Camira è troppo liquida. Guardate che schiumina. Ora facciamo la prova a luce. Guardate qui, non si riesce a vedere attraverso, è molto denso. Per la mescolatina. C'è ancora la schiuma, nonostante che io abbia lavorato con la cinepresa per spostarla. C'è una bella schiumetta. Bene, grazie per aver visto il mio video. Se vi piace mettete mi piace in basso a sinistra o in basso a destra, dipende da che parte guarda lo schermo. No, scherzo. Mettete mi piace e arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti. Stavo dimenticando, se vi capita, come avete visto prima, che vi faccia tante bolle la macchinetta, tante bolle grosse, fate scaricare la pressione del vapore e fate uscire la parte liquida, oppure abbassate ulteriormente il fuoco. Perché? Perché l'acqua calda va benissimo per il caffè, bollente meglio ancora, il vapore brucia il caffè dentro il braccetto e avrete un caffè che sa di bruciato. Non credo che vi piaccia il caffè, mi sei bruciato. E questa volta è veramente la fine. Ciao a tutti, alla prossima.